Ciao a tutti, sono Candida e benvenuti anche oggi sul mio canale. In questo video voglio realizzare una scatola contenitore per i fazzoletti di carta. Allora, nello specifico, fazzoletti in questo formato, che sono un formato decisamente più compatto perché vedete che sono quadrati molto carini. E per fare ciò, visto che ormai ho deciso di riciclare il più possibile, e non farò nient'altro che partire già dalla scatola che ho acquistato con i fazzoletti dentro. Quindi si tratterà solo di modificare e rivedere un attimino la scatola per fare un qualcosa di più carino e che poi chiaramente potrete utilizzare anche per altri fazzoletti. Però in questo caso partirò dalla scatola. Ok, perfetto. Allora, ho eliminato la parte che mi faceva da tappo. Ora vado anche a togliere questa parte qui di carta, perché poi vedrete che in qualche modo la ripristiniamo. Vediamo dopo come fare. E così. E in questo modo, allora facciamo che taglio anche questi particolari, va? Così rimane un lavoro più finito. Sì, togliamo tutto. Così. Perfetto. Allora, ora quindi siamo in questa situazione qui. Quindi direi io avevo aperto i laterali per cercare di capire come gestire la cosa, ma voi non fatelo, aprite direttamente la parte superiore perché pensavo di tagliarla in un altro modo, ma va anche benissimo tagliata così, quindi la lasciamo in questo modo, così tiene ferma la struttura. Vado un attimino semplicemente con lo scotch di carta a richiudere i miei laterali. Allora, ho richiuso i laterali, una cosa velocissima, così voi non aprite lì nemmeno, così fate ancora prima. Però adesso voglio fare ancora una cosa, voglio andare a rinforzare tutti gli angoli. Quindi cosa faccio? Con dello scotch di carta, in questo modo qui, vado semplicemente a fare questo discorso qui. Praticamente vado a chiudere, visto che gli angoli sono un po' morbidini, in questo modo qui vedete vado a rinforzarli e lo faccio dappertutto. Anche qui a chiudere il tutto con il mio scotch di carta, in questo modo qui, sia da una parte che dall'altra. Ok, allora con il cutter ho tagliato la parte superiore della mia scatola e adesso vado a mettere dei pezzi di scotch, vedete, anche nell'interno per chiudere meglio il tutto. Allora, come prima cosa vado a rivestire l'interno perché non mi piace lasciarlo così. Dunque, io per questo lavoro ho deciso di usare le carte del mio ultimo kit digitale Papavero, vi lascerò poi il link nella descrizione per le carte nella descrizione del video. E ho già iniziato a ritagliare dei pezzi da inserire qui all'interno, in questo modo. Allora, per quanto riguarda le misure, in questo caso io non vi do le misure della mia scatola perché se voi comprate una scatola diversa le misure sono diverse, quindi è inutile che io vi sto lì a dare le mie misure. Però che cosa ho fatto? Vi faccio vedere per uno. Ho ritagliato in questo caso della carta che si infila perfettamente, ma l'ho lasciata più lunga perché poi la andrò a girare sulla parte superiore per rifinire anche il bordo superiore della scatola. Quindi facciamolo sul primo, così vi faccio vedere quello che ho in mente di fare.
Quindi con la vinilica cominciamo a mettere la colla in questo modo. Mi raccomando, mettete sempre bene la colla sui bordi. Vado ad inserire la mia carta. Schiaccio bene in modo da attaccarla perfettamente. Così. E adesso guardate, vado intanto così a piegarla in modo che prenda la forma. Quindi chiudiamo sempre bene qui, ok. E adesso vado a mettere, l'ho lasciata un po' più lunga come carta, potevo anche tagliarla un po', ma l'ho lasciata un po' più lunga semplicemente perché in questo modo, comunque, visto che la carta dei fazzoletti, la scatolina dei fazzoletti è abbastanza sottile, un po' di carta in più non fa nient'altro che irrobustirmela. Quindi ho preferito lasciarla più lunga, ok, in questo modo. E così nello stesso modo vado a fare tutti e quattro gli interni. In questo modo sono andata a rivestire, vedete, tutto l'interno, compreso il fondo, così rimane anche più bello e rifinito quando andiamo poi a inserire all'interno i nostri fazzoletti. Allora, invece, per l'esterno cosa ho fatto? Dal momento che, appunto, come vi dicevo, vedete che nonostante lo scotch di carta, comunque il tutto è abbastanza piccolino e sottile, io ho fatto una cosa. Allora, sempre per utilizzare materiale di riciclo, così non butto più nulla. Questo è un imballo di Amazon, quindi ho utilizzato questo imballo per ritagliare dei pezzettini di cartoncino che andrò praticamente ad applicare sul bordo esterno del mio contenitore. Anche qui le misure non ve le sto a dire perché tanto ogni scatola può essere diversa, però vedete, ho tagliato praticamente dei cartoncini che sono più o meno precisi, in modo da andare a ricoprire i miei laterali. Quindi, cosa faccio? Prima di andarli ad incollare, vado a rivestirli con la mia carta. Allora, intanto devo solo un attimo capire perché questo contenitore qui, ok. Vedete, io mi ero segnata la misura di 12 per 11,7, però è veramente relativa, non dovete tenerne conto perché magari quello che usate voi è diverso e quindi non va bene. Io ho ritagliato sia le mie parti, vedete, laterali, che sono leggermente più piccole, e poi mi sono anche ritagliata un cartoncino per rivestire il fondo. Allora, cosa vado a fare? Vado ad incollare sulla mia carta che avevo già scelto, eccoci, su questi due fogli qui praticamente, vado ad incollare i miei cartoncini. Quindi facciamo così, mettiamo la colla, ve ne faccio vedere uno e poi farò nello stesso modo tutti gli altri. Quindi è un'operazione molto semplice. Mi raccomando sempre bene la colla sui bordi. Io sto usando della semplice colla vinilica perché per la carta è più che sufficiente. Quindi cosa vado a fare? Vado ad attaccare perfettamente sul bordo perché io voglio, ho deciso di utilizzare questa carta perché mi piaceva l'idea di recuperare questa parte di disegno.
ora vado a prendere il mio piano di taglio, in questo modo qui, e vado semplicemente a ritagliare a filo la carta in questo modo, sia da un lato che dall'altro. Dopodiché, con il mio distress, vado a passare tutto il contorno in questo modo qui. Questa operazione vado a farla per tutti i pezzettini di cartoncino che ho ritagliato. Ho attaccato la carta su tutti i miei cartoncini, quindi questi sono i quattro da mettere intorno e questa è la mia base. Adesso vado a dare una mano di distress su tutto il contorno per coerenza con i miei rettangoli. Facciamo bene anche gli spigoli, così rimangono poi nascosti. Facciamo anche qua sotto. E adesso non devo fare nient'altro che andare ad incollare i miei cartoncini su tutti e quattro i lati. In questo modo abbiamo rivestito completamente la nostra scatola che a questo punto ha preso la giusta consistenza perché non è più molliccia come prima, ma è diventata più stabile. Fatto ciò, non ci resta che completarla creando il nostro coperchio. Per il coperchio vi spiego come ho realizzato il mio disegno, così potete farlo indipendentemente dalla misura che avete del vostro contenitore, perché potrebbe, come vi ho detto prima, essere più piccolo o più grande del mio. Allora, cosa ho fatto? Io ho calcolato la larghezza del mio contenitore e ho ottenuto circa un paio di decimi per parte in più, in modo che il coperchio rimanesse un po' comodo per essere infilato. Quindi nel mio caso specifico ho fatto, questo è un 12,2, ho fatto un 12,5 per 11,5, visto che questo è 4 decimi per parte in meno, quindi 2 decimi per parte in meno. Quindi ho detto 12,5, che dovrebbe essere questa misura qui, sì, quindi è un 12,5 per 11,5 centimetri. Dopodiché che cosa ho fatto? Semplicemente ho aumentato di 3,5 centimetri però da ogni lato, quindi ho fatto 3,5 centimetri su tutti e quattro i lati, in questo modo qui, 3,5 per 3,5 e ho creato questa struttura. Ora vado a tagliare il contorno, intanto così vi faccio vedere, non l'ho tagliato subito perché volevo che E volevo farvi vedere bene come lo avevo realizzato, però allora vado a togliere la parte che proprio non mi serve in questo modo, così,
questo è quello che rimane. Allora, io in questo caso ho utilizzato del cartoncino da 300 grammi perché ho finito il cartoncino dell'imballo di Amazon, non ne avevo un pezzo sufficientemente grande per fare il coperchio. Chiaramente potete utilizzare qualsiasi materiale di riciclo che vi viene comodo, chiaramente che abbia un minimo di spessore in modo da non creare un coperchio troppo debole. Ora cosa vado a fare? Allora, vado a tagliare i lati in questo modo, taglio solo una parte. Anzi, prima di tagliare vado solo un attimo a segnare i pieghi che andrò a fare dopo col mio strumento. Per comodità li vado a segnare e lo faccio magari prima di tagliare, così solo per comodità mi rimane più comodo farlo. Quindi li segno tutti e quattro, così dopo mi verrà più semplice piegare. Così. È così. Adesso poi andrò a cancellare anche la matita, però prima vi faccio vedere. Allora, ora che ho segnato, vi faccio vedere, taglio solo, vedete, un pezzo così del mio quadratino. Lo faccio sempre dallo stesso lato, in questo modo qui, fino all'incrocio. 1, 2, 3 e 4. Ora, prima di andare a piegare, vado un attimo a cancellare, così non mi rimane la colla, non mi rimane il segno della matita. Scusate, una volta che vado ad incollare, a piegare, non voglio che comunque si veda il segno della matita, quindi vado a toglierla e cancello tutto. Fatto ciò, vabbè, non importa se non viene perfettamente via, tanto è giusto per, vado a piegare la mia carta. Mi aiuto con il mio attrezzino che chiaramente ho perso, eccolo qui, quindi vado a piegare bene così da segnare bene i segni. E lo facciamo su tutti e quattro i lati, chiaramente, in questo modo qui. Io prima li avevo segnati proprio perché così rimane più semplice piegare, ma ciò non toglie che potete farlo anche dopo come preferite. Così vi viene più, è un'operazione che rimane più semplice. Ora, quindi poi cosa andremo a fare? Andremo a incollare in questo modo le nostre parti che abbiamo ritagliato, così in modo da andare a creare il nostro coperchio. Ma prima di fare ciò, importantissimo, noi dobbiamo creare il foro per far uscire i fazzoletti, non bisogna dimenticarlo. E questa operazione è meglio farla prima di andare ad incollare, altrimenti diventa tutto più complicato. Invece così rimane una cosa veramente semplice. Ho passato il distress su tutti i bordi del cartoncino bianco, perché a questo punto appunto la base rimane questa, anzi l'interno, probabilmente l'interno il bordino stretto del coperchio posso anche non foderarlo. Tra l'altro, ricordatevi che dal momento io ho utilizzato il mio pacchetto digitale e una cosa bella dei pacchetti digitali che qual è? Che la potete stampare come volete. Io, nello specifico, in questo momento non avevo fogli da 300 grammi da stampare, altrimenti avrei stampato direttamente il disegno sul foglio da 300 grammi e mi evitavo di dover fare quello che dovrò fare adesso, e cioè di andare ad attaccare la carta che ho ritagliato su tutti e quattro i bordi. Se io avessi avuto la carta da 300 grammi in casa, avrei stampato direttamente su carta da 300 grammi e mi sarei evitata tutto il discorso di andare ad incollare i pezzettini. Invece, in questo modo, io cosa faccio? Vado a
passare gli stress sui miei pezzettini e li vado ad incollare su tutta la parte esterna del mio coperchio. Ora ho incollato i pezzi, vedete, sui quattro lati dove dovevo incollarli, e vado anche ad incollare la parte centrale prima di fare il taglio per far uscire il fazzoletto, così rimane già praticamente tutta rifinita. Quindi passo il distress e vado ad incollare anche questo particolare. Uso in questo caso la colla anche perché dal momento che poi dovrò tagliare al centro, se metto la colla rimane tutto perfettamente incollato. Se invece mettete il biadesivo rischiate che poi quando andate a tagliare, praticamente dove magari tagliate non c'era il biadesivo e quindi vi rimane staccato e non va bene. Invece in questo caso con la colla non rischiate quel problema. Quindi incolliamo così. Tra l'altro la colla mi permette anche di spostare un pochino nel caso non lo incollate subito perfettamente senza fare danno, cosa che a volte succede con il biadesivo. Ok. Ora, prima di andare a incollare e finire il nostro coperchio, andiamo a tagliare al centro per far uscire il fazzoletto, e questo lo facciamo chiaramente prima andiamo a segnare con una matita. Allora vi faccio vedere come ho segnato io, così potete farlo in base alle misure che avete, non c'è problema. Praticamente io ho tracciato una riga centrale, poi ho tenuto mezzo centimetro per parte in modo da fare una fessura da un centimetro e poi io mi sono tenuta a 2,5 cm dal bordo, giusto per dargli un po' di margine. Chiaramente queste sono misure che voi potete fare assolutamente come volete. Tra l'altro io adesso proverò a farla per vedere se va bene, perché comunque vediamo poi con i fazzoletti dentro se è sufficiente quello che sto facendo, perché sinceramente io sto provando, cioè lo sto facendo per la prima volta, quindi non posso garantire che le misure siano proprio perfette, però proviamo. Allora, chiaramente avendo già decorato sia il frontale che il retro, io adesso vado a tagliare perfettamente e praticamente il mio lavoro rimane già finito. Ok, quindi in questo modo abbiamo creato la nostra fessura. Vado a cancellare i segni di quello che avevo scritto prima, così, e vado anche a passare un po' il mio distress così, in questo modo, vedete? Così avete, ok, così il tutto rimane coerente. E adesso vado ad attaccare i miei laterali in modo da completare il mio coperchio. Quindi allora, prima di incollare con la forbice vado a smussare leggermente l'angolo esterno in questo modo. Adesso vi faccio vedere perché non l'avevo fatto prima, adesso lo vado a fare su tutti gli angoli, in modo che quando voi andate ad incollare praticamente non rischiate che questa parte vi venga fuori ed è brutta da vedere. Quindi lo vado a fare
prima di incollare su tutti gli angoli esterni, in questo modo, proprio appena appena, in modo da così. Ok, quindi finiamo di incollare. Ora, volendo, per rendere tutto ancora più bello, si possono rivestire anche i lati interni del nostro coperchio, ma considerando che appunto rimarrà chiuso perché dobbiamo far uscire i nostri fazzoletti, tutto sommato potremmo anche lasciarlo così. Ora, vedete che il coperchio è comodo, ma comunque non rimane ben fermo, e in questo modo vedete che sfiliamo i nostri fazzoletti. Ora però possiamo decorare un pochino la nostra scatolina. Ecco, allora, per decorare, visto che comunque la carta è già ricca e non voglio farlo, sapete che a me le cose, insomma, mi piacciono non troppo lavorate, ma piuttosto sul semplice. Allora vado semplicemente a ritagliare. Queste sono delle scritte del mio kit etichette, potete volendo anche timbrarle, quello che volete. Io adesso le vado a ritagliare perché voglio togliere la rosa che non mi interessa in questo caso, quindi le ritaglio così. Ok, le passo col distress. Sempre che trovi il tamponcino, eccolo qui. Le vado ad incollare sui miei laterali, qua dove ci sono, si era incastrato tutto, non riuscivo più ad aprire i cassetti. Dicevo, qui dove ci sono le mie righine. Quindi ne metto una qua sotto e una dall'altro lato qua. Ok. Così. Poi vado a... Pensavo di mettere il mio nastro, sì, questo adesivo al centro del coperchio. Quindi facciamo così: inizio a staccare l'adesivo. Questo è un nastro che mi avete visto usare tante volte, con cui mi trovo benissimo. Anche questo lo trovate nell'elenco del materiale che utilizzo, il link lo trovate nella descrizione, come tutte le cose più o meno che uso per fare i video. Quindi è comodo perché io vado a spellicolare. Tra l'altro ha un adesivo molto tenace, quindi attacca benissimo. E adesso che siamo arrivati di nuovo alla fine, andiamo a tagliare qua. Ok, quindi tagliamo così. Ora taglio il nastro. Taglio la carta così. È pronto per essere riutilizzato, mettiamolo via. E poi volevo semplicemente decorare ancora. Allora, prendere questo magari come frontale. Allora, qui ho del pizzo blu che mi piace perché richiama un po' quello che c'è sul disegno, ma ne prendiamo solo un pezzettino, quindi lo taglio così. Che questo è sufficiente. E quindi l'idea è
Voglio ancora, aspettate che ci sono dei filettini così che... Eccoci. Quindi voglio mettere questo giusto solo così. Ok. E poi ho fatto un fiocchettino che andrò ad immettere sopra, però devo tagliare questi un po' più corti, quindi facciamo così. Uno. Tagliamo anche questo. Ok, così. E che vado. Ok. Così direi che non mi dispiace. Quindi prendo il mio, allora prendiamo questa perché adesso non ho acceso la colla a caldo, quindi prendo sempre la mia Glossy Gel che ormai lo sapete, io la uso per anche come colla, perché una volta asciutto, asciutta non stacca più niente. Quindi prendiamo una spatolina, ok, ne mettiamo un po' qui. Così vado a incollare il mio pizzo. Questo ha un'ottima presa, quindi non, ne basta anche poco. Ne metto anche un po' al centro così. Ok. Così rimane incollato il pizzo e poi ne mettiamo un pochino qua. E vado ad incollare. Ora chiaramente devo solo aspettare un attimino che faccia presa e poi aspettare che perfettamente, mentre qui sul frontale voglio ancora mettere un pezzettino di questo così lo finisco. Allora tiro via le parti ultime che sono rovinate. Sapete che a me non piace sprecare niente perché questo pezzettino qui è carino da matti. Sì, due direi che ce ne stanno bene, quindi ne tolgo ancora uno di qua così, che chiaramente non butto via, prima o poi magari ficcherò da qualche parte. Ok, quindi facciamo così, incollo questo. Qui così. Mettiamo un po' di colla, metto anche questa perché secondo me è sufficiente perché il pizzo si attacca sempre bene sulla carta con la vinilica. Io attacco sia il pizzo che la garza, si attaccano perfettamente. E poi vado ad attaccare ancora un altro fiocchettino messo così per storto qua. Ok, quindi prendiamo ancora un goccino della mia Glossy, mettiamo qui e andiamo ad incollare in questo modo. Tiro via la parte in più, ok, così è sufficiente. Perfetto. Direi che non necessita più di nessun'altra decorazione, perché così per i miei gusti è più che sufficiente. L'ho fatto in questo modo perché poi se voi lo guardate in obliquo vedete che mi piace l'effetto che dà questo blu e questo rosso. Per cui possiamo andare ad inserire i nostri di nuovo fazzoletti. Quindi inseriamo i fazzoletti in questo modo, così, e prendiamo il nostro fazzoletto da far uscire, così. E direi che a questo punto il nostro progetto di oggi è proprio finito. Spero che quest'idea così vi sia piaciuta. Abbiamo recuperato la scatola di imballo dei fazzolettini, così non l'abbiamo buttata e poi utilizzato, avete visto, ancora del materiale di riciclo. Così evitiamo di fare tanta spazzatura e proviamo ad usarla per la nostra creatività. Come dico sempre, se avete dubbi o domande scrivetemi e farò di tutto per rispondervi più in fretta possibile. E se non siete ancora iscritti al mio canale e avete piacere di farlo, iscrivetevi così mi aiuterete a farlo crescere.
Detto questo, non mi resta come al solito che augurare buona creatività a tutti e ci vediamo con il prossimo video. Un bacione e ciao ciao!